Sabato a Leuganeo l'Italdonne è stata battuta dagli Stati Uniti per 1-0. Brucia e parecchio partire per Chicago con una sconfitta maturata nei 30 secondi di extra recupero. Una sconfitta che pesa come un macigno sulle spalle delle azzurre, perché il gol fuori casa delle americane vale doppio e non basterà solo vincere negli States, si dovrà stravincere. Quel che è certo è che le ragazze di Gedin sono motivate, forti e soprattutto all'altezza del compito. E poco importa se sono già 40.000 i biglietti venduti e lo stadio sarà gremito di bandiere a stelle e strisce. Le azzurre sono già a Chicago perché tra 5 giorni dovranno onorare la maglia e compiere un'impresa. Sì, bisogna accettare tutto, però dispiace un po'. Sì, sono cose che noi in mente abbiamo provato tante volte. È la fatica che ha. Errore, non è tanto l'abilità della ragazza, è stata la fatica. Quando sei stanco succede questa cosa. Tu si può sempre dare di più, però non è facile. Quando trovi davanti una squadra che ha 18 milioni di iscritte, non è facile. Se noi abbiamo nazionale, loro ne fanno 950. Quindi le scelte sono molto vaste, no? Ma al di là di questo, di questi piccoli dettagli che sono enormi, devo dire che l'Italia veramente, come dice lei, ha fatto una grandissima prestazione, quindi onore e merito alle ragazze. Dispiace per la sconfitta, ma ci deve stare, ci sta purtroppo. Noi andiamo lì, ce la giochiamo, cerchiamo di fare una prestazione, diciamo, come questa, e se possibile meglio. Adesso è chiaro che la delusione bisogna sbollirla subito, bisogna toglierla. E quindi saremo pronti. Niente, arrabbiata per questo gol preso all'ultimo minuto. Ci racconti un po' qual è lo stato d'animo nello spogliatoio? Vabbè, sono volati un po' di scarpini, un po' di calci, così è giusto che sia così, è giusto che dopo una prestazione importante ci sia questa enorme delusione, arrabbiatura, perché non meritavamo di uscire sconfitte oltre i minuti di recupero. Adesso tra 7 giorni siete a Chicago, dovete dare il tutto per tutto. Cosa vi aspettate da questa partita e come ci arrivate? Ci arriviamo sicuramente un po' rafforzate, perché comunque noi abbiamo lottato per 94 minuti fino alla morte, veramente. Poi ne usciamo avvelenate perché, come ripeto, prendere gol con un extra recupero di 30 secondi fa enormemente avvelenare. Su qui a Leuganeo c'era un pubblico comunque discreto, circa 5.000 persone che vi hanno comunque sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Adesso voi andrete lì a Chicago, dove ci sarà un pubblico ben più numeroso. Sì, sembra che già siano andati via 40.000 biglietti, ma noi alla fine non ci interessa, nel senso che noi entriamo in campo con un obiettivo, quello di cercare a tutti i costi la qualificazione, quello di cercare a tutti i costi questo gol che raddrizzerebbe la partita e ci porterebbe ai mondiali. Dicevate sia te che anche il presidente Padovan, c'è un po' di rabbia oltre alla partita ma anche per il sistema di qualificazione ai mondiali. Come ripeto, penso che sia ridicolo che noi dobbiamo fare 3 anni di qualificazioni e loro con un torneo di 3 partite possano raggiungere i mondiali. Penso che sia una cosa veramente ridicola. Papà l'americano.